チリアクタのごとき人間の命など救って何になるというのです。人の使命とはすなわち星によって導かれし運命、戦闘の使命はこの世にはびこる悪を打ち砕くこと。黙りなさい。キャッネビラ天満月天山。愛を知らぬあなたに人を罰する資格などありません。やっ成功セクター。いいでしょう、見るがいい。このアルテミス自らがあなたを成敗する。愛と平和の大地。愚か、成敗します。レインボーアローセクター。リアクサのごとき人間の命など救って何になるというのです。レイドアロー逃がさないよ。ホーリーシャイン。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Sensei Awakening, gioco che non smette mai di smentire le mie previsioni. Allora, settimana scorsa vi avevo lasciato dicendo: no, beh, dai raga, non credo che Artemide ce la metteranno la settimana prossima, vedrete che aspetteranno almeno un paio di settimane, ce la faranno cadere con il gatto della fortuna. No, invece no, sembra che la Tencent o GT Arcade o quel cavolo che sia ascolti apposta i miei video per sbugiardare tutte le mie previsioni. In realtà in questo caso ci ho cannato al 50%, perché sul fatto che il suo banner duri due settimane, che vabbè era la cosa più scontata di questo mondo, ci ho anche preso. Ho cannato semplicemente la settimana iniziale, ce l'hanno anticipata di una settimana. Io, per tutti quelli che ci hanno lasciato giù qualche gemmina in Shijima della Vergine, avrei oggettivamente aspettato, visto che Shijima era il suo primo rerun, quindi qualcuno effettivamente ci ha anche pullato, però loro hanno deciso di buttarcela fuori adesso. Abbiamo avuto tutta una settimana di Sacred Duel per provarla. A differenza di quello che faccio di solito, sapete che io, anche quando mettevano i personaggi nel Sacred Duel, non li avevo mai provati per due motivi sostanzialmente. Il primo, perché non mi piace l'effetto spoiler, nel senso che un personaggio, se poi lo trovo, me lo voglio godere lì al momento, punto primo. Punto secondo, perché il Sacred Duel oggettivamente non è il Galactic, quindi per quanto possa funzionare bene in determinate compi in Sacred, non è detto che abbia la stessa identica resa anche poi quando verrà riproposta in Galactic. Questa settimana però per Artemide ho dovuto fare un'eccezione, sostanzialmente perché comunque è un personaggio che avevo già deciso che avrei pullato. È un secolo e mezzo che sto risparmiando gemme e tomi per lei, quindi un pochino l'ho voluta provare, anche se ammetto di aver provato solo una delle sue due funzioni, ma di questo parleremo più in là. Proseguendo con le notifiche, nuove skin, una apposta per Artemide, la manipolatrice. Ha qualcosa che mi ricorda vagamente la skin che hanno messo a Gemini Cannon, questa cosa pseudo futuristica, bella, in tutti i sensi, bella. E poi al chiaro di luna e Aku. Cosa è Eako? Il chiaro di luna è Eako e lui che dovrebbe essere, non lo so, Ayakos, non mi ricordo come lo chiamano nella versione inglese. Accademia della battaglia, comunque dopo la manutenzione del 17 marzo, quindi dovrebbero già essere attive. Quella di Artemide credo di sì, perché ha un evento specifico, quindi suppongo che quella di Ayakos sia legato al Saint Metal. Allora, lista dei desideri, cavaliere, va bene, dal 17 al 24, ritorno della ruota della fortuna, ritorno della benedizione della rinascita, acquisto doppio vigore, questo dal 19 al 24, quindi a partire da dopodomani, da venerdì. Sconto, medaglia di promozione, in realtà non è uno sconto, sono i rebate per il Saint Metal. Corpo a corpo PvP, il PvP melee, incubo della mente, è nuovo, o almeno la dicitura è nuova.
quindi non ho idea se sia un PvP PvP o se sia un PvE mascherato da PvP, o meglio un PvP mascherato da PvE. Insomma, ci siamo capiti, sapete come funziona il PvP Melee. Spero che sia la versione PvE, perché versione PvE vuol dire tanti tomi, tante ricompense facili per tutti, mentre invece già sapete che la versione PvP PvP non è insomma proprio alla portata di tutti. Io per esempio, mio malgrado, la zompo bellamente ogni volta che esce. Poi Saint Medal, medaglia del cavaliere, stagione 16, resettata quest'oggi, la ricompensa giornaliera la posso chiudere. Allora, prima di passare direttamente alla festa del castello con tutti i suoi eventi e quant'altro, vi leggo direttamente prima il domanda e risposta dalla pagina Facebook di Sensei Awakening. Tanto sono solo tre e sono abbastanza facili, non sto a farci il trafiletto classico. Nel Galactic Duel, nella lingua portoghese, il simbolo del rank nella descrizione è sbagliato. Buona pace, credo che nessuno di noi giochi in portoghese, penso, però magari ho qualche ragazzo portoghese che mi segue, che vive in Italia, quindi in tal caso alzo le mani. Comunque verrà fissato dopo la manutenzione del 17 marzo, alias quella che si è tenuta questa mattina. Vogliamo aggiungere una skin di Ayakos, la skin di Ayakos sarà presto online dopo la manutenzione del 17 marzo, quindi ho detto giusto, è Ayakos. Per favore fate tornare l'evento di scambio per i buff, quelli che moltiplicano per 2 scambiabili in quelli che moltiplicano per 4, è già nei piani e verrà aggiunto presto. Ok, roba easy. Zompiamo alla festa del castello. Anteprima dono misterioso di Artemide. Bello, qua ti danno l'anteprima dove c'è come ricompensa principale la sua skin manipolatrice al chiaro. Ah, ecco cos'era, manipolatrice al chiaro di luna. Ma come cavolo le scrivono le notifiche nell'introduzione? Effettivamente potevo arrivarci anche da solo, però non avete tutti i torti. Poi un po' di buche di fiorellini, le gemme avanzate, la pietra della reincarnazione. Io in realtà ho aperto il gioco 10 minuti prima di iniziare a registrare, quindi queste cose bene o male le avevo le avevo già viste, però adesso le vado a vedere un pochettino meglio. Vedete che io qua ho subito aperto la mia prima casellina col bouquet rinato. Queste caselle si aprono spendendo una pietra fortunata. Credo che le pietre fortunate o si otterranno in qualche modo o, come molto più facile pensare, andranno acquistate. D'altra parte loro sempre, quando mettono un personaggio nuovo, la skin del suddetto personaggio inizialmente è praticamente sempre a pagamento, quindi la cosa di per sé non è nuova. Poi Regno della Mezzaluna, vabbè, standard per tutti i personaggi di questo gioco. C'è l'introduzione del personaggio che lo introduce a livello di storia, poi c'è la costellazione, abbiamo le nostre missioncine da fare giornalmente, possiamo fare 2 battaglie al giorno. Le suddette battaglie ci daranno come ricompense la mezzaluna, che è lo scettro d'Artemide, che possiamo appunto scambiare nel relativo mercato, che è il mercato standard di sempre, questo non cambia mai. Compagni di reclutamento, recruitment, questo c'era già da settimana scorsa e sta continuando. Il ritorno della ruota della fortuna, le prime 3 sono gratis ma sono standardizzate, le faccio perché comunque almeno 2 shard di Artemide, se non ricordo male, dovrebbe darmele. Ti prego non darmi fiori, dammi 2 shard di Artemide, dai, fai il bravo. Ricordavo male io. Perfetto, complimenti Bard, che memoria. Emporio delle gemme astrali, emporio tramite il quale scambiare le nostre advanced gem con tanta roba, tra i quali le pietre della reincarnazione, che però credo che siano quelle che servono per la ruota della fortuna, non credo che sono quelle che servono per il regno, pardon, per la monopolatrice. Non è abbastanza oggetti negozio, vabbè, ok, ho fatto questa piccola deviazione, torniamo a noi. Quello che io vi consiglio in questo negozio, soprattutto al primo giorno, se volete, come sottoscritto, andare a pullare Artemide e fare lo scambio delle 60 gemme con le 70, poi magari se siete fortunati come me con Milo lo trovate prima. In tal caso siete comunque stati fortunati, però nel dubbio, siccome questi sono eventi in cui è difficile essere fortunati, parecchio difficile essere fortunati, questo ve lo consiglio sempre. Nota di rammarico, di solito quando mettono i personaggi SS, i tomi in questo emporio sono quelli verdi, invece stavolta ci hanno piazzato il tomo blu. Cambia poco, cioè alla fine sempre 2 tomi blu vi servono per farne uno verde, di solito quello verde lo vendono a 80 gemme, quindi la solfa
è sempre quella, però avrei preferito mettessero direttamente un tomo verde. Addestramento speciale di Artemide, sono i rebate, i rimborsi in base a quanto livellerete Artemide, se la troverete naturalmente. Sconto medaglia di promozione, questo è legato direttamente al Saint Metal, sono le ricompense per i nostri aumenti di livello e per l'acquisto del level up tramite i coupon, direi specialmente per l'acquisto del level up tramite i coupon. Tramite i coupon abbiamo anche il relativo rimborso, questo ormai è fisso. Perdonatemi se mi vedete un pochettino deglutire, ma io sto registrando di corsa, appena finito di mangiare in pausa pranzo, e tra l'altro devo correre poi per andare al lavoro, quindi capirete che ho un pochettino di pressa. Solite ricompense in base a quante estrazioni andremo a fare con le Advanced Gem, vabbè, sconto aumento di livello, sono le missioni giornaliere per i prossimi 3 giorni, e abbiamo livello un Saint 10 volte al giorno ogni giorno, alza il livello di un Saint di 10. Detto chiaramente, risveglia un cavaliere è il settimo senso, una volta al giorno non vuol dire completare per intero il settimo senso, basta solo anche un punto del settimo senso, potenzia un cosmo di 5 livelli ogni giorno e fai la rinascita a un cavaliere a qualsiasi, la rinascita vuol dire fargli aumentare le stelline da 2 al 3, 3 a 4, 4 a 5 e così via. Richiesta di rigore giornaliera credo di averlo già preso, l'Ego Mensile l'ho già fatto, perfetto ragazzi, direi che a questo punto, se nella home non hanno messo nient'altro e pare di no, possiamo zompare direttamente a vedere com'è questa bellissima dea della luna. Artemide, dea della luna e anche della caccia, vado un po' a memoria perché non è che ho fatto proprio storia greca quando andavo a scuola, comunque la mitologia greca me la ricordo abbastanza perché mi ha sempre affascinato. Dicevo, dea della luna e della caccia, sorella di Apollo e a quanto pare anche di Atena, qui è una bella scolaretta, ecco, mettiamola così, visto che rimaniamo in tema di scuola, è una bella scolaretta perché ha la media dell'8. Alla media dell'8, attacco 8, gli attacchi base possono ripristinare i punti salute alleati, e scusate se è poco, abilità 8, potenti bonus di controllo e di attacco base, sopravvivenza 8, grande supporto con elevata sopravvivenza, fa tutto, questa donna fa veramente tutto, non è solo esteticamente grazioso, che nel mio video la vedrete un pochettino male perché io per registrare tramite l'emulatore devo sempre tenere il motore grafico al minimo, altrimenti mi salterebbe tutto, però vi assicuro che l'hanno anche riproposta abbastanza bene. Zompiamo direttamente al codex. Ok, io so che in realtà voi tutti avrete già visto giustamente il video degli Zodiac, che sicuramente sarà più approfondito di questo. Avrei dovuto farlo anch'io, effettivamente, a studiarmela tramite il Sacred o la prova per vedere le skill a livello 5. Io dico, faccio i miei video sempre guardando le skill a livello inferiore. Non è una cosa molto intelligente, in effetti. Questa cosa dovrò imparare a cambiarla prima o poi. Ad ogni modo, partiamo con i legami. Di possesso, legame con Artemide, Nettuno, Ipnos, Thanatos e Ade, quindi gli dei al completo, bonus all'attacco cosmico aggiuntivo. Con Artemide, Atena e basta, bonus ai punti salute aggiuntivi. Con Artemide, Crisaore e Canon, bonus all'attacco cosmico. Solo 3, non 4. Stranina questa cosa. Le sue skill, partiamo dal basic. Infligge il 140% di danno cosmico e ripristina una quantità di punti salute pari al 50% dell'attacco di Artemide all'alleato con il livello di punti salute più basso. Questo a livello 1, a livello 5, 200% di danno cosmico e ripristina una quantità di punti salute pari al 120% dell'attacco di Artemide. Quindi lei col basic non solo fa danno, ma cura anche un alleato. 120% del suo attacco cosmico non è male in base a quanto appunto è l'attacco di Artemide, quello dipenderà più che altro dai vostri cosmi. Quello dove io dicevo che dovrei imparare un pochettino meglio è qua, per andare a vedere direttamente com'è a livello 5. Ad ogni modo, ecco, giusto, chiudi un attimo Barde, piccola spiegazione pre-approfondimento. Artemide non è un personaggio facile da usare, non è il Thanatos della situazione che è proprio un PG brainless a tutti gli effetti, no, Artemide è uno di quei personaggi che bisogna un pochettino studiarla, bisogna un pochettino capirla, ha delle funzioni differenti, sostanzialmente due, quindi non è che è impossibile da concepire come personaggio. Secondo me Nettuno a livello di complessità è fuori scala in tal senso, cioè rimane proprio su un altro pianeta
a tutti gli effetti. Però Artemide non è proprio, ecco, un personaggio facilissimo, è un personaggio molto ragionato. Fondamentalmente le sue due funzioni sono una di supporto e una come DPS. In un team dove lei fa da supporto, il danno lo devono fare gli altri, ed è il team che io ho provato praticamente per tutta questa settimana, perché è il team che mi piacerebbe attuare anche in Galactic una volta che l'avrò trovata o che l'avrò shardata. Ed è un team che funziona molto bene con Milo DC, se l'avete avuto la fortuna di trovarlo. Nell'altro team invece lei deve essere quella che fa danno e il resto del team deve supportarle, deve fare in modo che sopravviva, perché come tutti i personaggi di questo genere è vero che gli hanno messo un 8 alla sopravvivenza, che ci sta assolutamente, ci sta tutto, però è chiaro che se lei è la prima a essere presa di mira, gioco forza, qualcuno che la difende ci deve essere. Quindi dovete concepirla in questo modo, le sue due funzioni, una come supporto e una come DPS. A seconda della funzione che voi sceglierete potrete inserirla in un team piuttosto che in un altro, o meglio ancora, a seconda di quello che è già sin da ora il vostro team di riferimento, potrete decidere se utilizzarla in un modo o nell'altro. Di suo sta bene ovunque, sta praticamente bene dappertutto, proprio per la molteplicità delle sue varie funzioni. Adesso torniamo alle altre skill, partendo però dall'ultima in questo caso, perché l'ultima paradossalmente sarà la prima che voi dovrete utilizzare in battaglia, perché pronti via, come inizia la battaglia, subito ci viene chiesto quale aspetto deve assumere Artemide, cioè splendore e cacciatrice. Io avrei messo splendida, però va bene anche splendore, la traduzione più giusta è splendore, eh? Io avrei messo splendida perché oggettivamente lo è. E poi cacciatrice invece come nome è bello faigo, bisogna ammetterlo. Splendore è la sua funzione support, come dicevo prima. Cacciatrice invece è la sua funzione DPS. Bello perché qua ce lo fanno vedere a livello 1, a livello 2, ma purtroppo non posso selezionare da qui a livello 5. Lo vedremo più avanti, dai, poi dico, magari farò anch'io questa modifichina come fanno, andrò a scopiazzare i ragazzi dello Zodiac. Ragazzi, mi dispiace, ma questa settimana vi sa che vi devo andare di plagio. Ad ogni modo, aspetto, prima di effettuare la prima azione, Artemide può scegliere se assumere l'aspetto splendore o cacciatrice, ed è immune a effetti di controllo, ok? Quindi se qualcuno la vuole silenziare, lei gli dice, sì, ciaone, bello, tanti saluti. In forma di splendore, Artemide ha accesso all'abilità di splendore, ossia luna fantasma, chiaro di luna, slash fulgore, deprivazione divina, che in realtà deprivazione divina c'è su tutte e due gli aspetti, e aspetto splendore. In forma di cacciatrice, Artemide ha accesso all'abilità di cacciatrice, ossia luna fantasma, chiaro di luna, deprivazione divina e aspetto cacciatrice. Con lo splendore, dopo aver abilitato, ve lo leggo già a livello 2, poi ripeto, vedremo se riusciamo a ritrovare anche i livelli più avanzati. Dopo aver abilitato lo splendore, quando un alleato attacca un nemico con un attacco base, con un basic, Artemide ha il 40% di probabilità di aiutare con Luna Fantasma, che è il suo basic. L'aiuto ignora gli effetti di controllo, tranne gli incubi, quindi credo tranne l'effetto di Hypnos. Quando subisce danno fatale, l'ammazza dei sarebbe quello che uccide Artemide, uno qualunque, ha l'80% di probabilità di addormentarsi per un turno di azione. Considerate che a livello 5 sostanzialmente dovete aumentare le percentuali, al 100% di probabilità di aiutare con luna fantasma, al 100% di probabilità di addormentarsi per un turno per ogni azione. Traducetela così. Cacciatrice, alla fine del turno, se Artemide rimane energia sia all'alleato che al nemico, Artemide la conserva e la usa durante il turno successivo. A livello 2 è al massimo un punto, probabilmente, anzi sicuramente, aumentando di livelli aumenteranno anche questi punti. Quando Artemide subisce danni fatali, il suo uccisore ha l'80% di possibilità di venire addormentato per un turno azione. Qua siamo punto a capo come prima, aumentate le percentuali in base a quello che è il suo livello. Sì, dai, guardiamo la deprivazione divina, che tanto è l'unica skill che sta su entrambi gli aspetti. Infligge il 300% di danno cosmico a un nemico e lo riporta al suo stato iniziale. I punti salute rimanenti restano invariati. Inoltre aumenta di 2 il costo di energia di Artemide ad ogni turno, fino a un massimo di 6 con 4 turni di recupero. Ogni bersaglio può essere colpito una sola volta. Quello che rende particolarmente interessante questa abilità è
quella del riportare il nemico al suo stato iniziale. Che cosa vuol dire riportare il nemico allo stato iniziale? Avete presente Milo DC che in base ai suoi basic carica la costellazione dello scorpione? Ecco, lei gli dice no, non caricare un turno, non caricare nulla, torna prima, torna a zero. Poi che altro ne so, fatemi pensare. Thanatos che marchia il nemico, lei dice no, non marchiare nessuno, toglie letteralmente il marchio. Sono mille gli aspetti con il quale può essere usata veramente la deprivazione divina. A livello 5 fa il 600% di danno cosmico, che non è proprio pochino, e aumenta di un punto anziché di due il costo di energia di Artemide fino a un massimo di 3. Chiaro di Runa, io devo dire la verità, in forma splendore la deprivazione divina l'ho usata praticamente zero. Anzi, togliamo il praticamente, l'ho usata veramente zero. Però vabbè, per il mio team, in realtà come abilità è buonissima. Chiaro di Luna, sblocca una tra... Questo effettivamente il Chiaro di Luna ce l'avete sotto forma di splendore, mentre invece la caccia lunare ce l'avete sotto forma di cacciatrice. Cioè Fulgore e Astuzia. Partiamo da Fulgore. Artemide attiva Chiaro di Luna, Fulgore che dura due turni. Tutti i cavalieri del regno di Artemide, quindi tutti, guadagnano il 16% di danni inflitti prima di effettuare attacchi base, e perdono il 14% di danni inflitti prima di utilizzare le abilità. Quindi se voi avete cavalieri tipo appunto Milo che non devono utilizzare abilità perché utilizzano solo attacchi base, siete a cavallo. Tutti i cavalieri alleati nel regno di Artemide ottengono il 30% di difesa fisica e difesa cosmica per 4 turni quando un alleato utilizza i suoi attacchi base, fino a un massimo di 90, quindi è cumulabile, con il 50% di probabilità di attivare un attacco aggiuntivo quando utilizzano loro stessi gli attacchi base. Come vi dicevo prima, a livello 5 prendete tutte queste percentuali e le aumentate. Chiaro di Luna, Astuzia, c'è anche questa a livello 2. Ok, dopo aver abilitato Campo Lunare Astuzia, questa abilità diventa Caccia della Luna per 3 turni di azione. Tutti gli alleati guadagnano 100% di difesa fisica e difesa cosmica. Il 10% dei danni inflitti dagli alleati viene accumulato fino a un 330% dell'attacco di Artemide. Artemide fornisce agli alleati il potere della cacciatrice, che riduce il costo di energia di 1 durante il turno attuale, ma lo aumenta di 5 nel turno successivo, oltre a ridurre la resistenza alterazione del 100%. È abbastanza ardita, devo dire la verità, questa come abilità. Caccia lunare infligge il 330% di danno cosmico al nemico, oltre a infliggere danni accumulati ignorando la condivisione dei danni e lo scudo. Ignorare la condivisione dei danni non l'ho provata, devo dire la verità, ma penso, avete presente la catena di la liana di June che divide i danni ricevuti da un soggetto a tutti i soggetti della squadra? Ecco, credo che lei se ne freghi e se prende di mira uno, il danno lo subisce quell'uno e basta. Io almeno l'ho interpretata così. In realtà questa è stata forse l'unica settimana dove non ho proprio quasi beccato mai June in Sacred 2, che credo che sia un evento veramente più unico che raro. Dopo aver lanciato Cacciatrice Divina, il potere della caccia di Artemide formerà una barriera che blocca il danno per una volta. A dir poco eccezionale. Sono uscito per errore, vabbè, rientro a volo, ma tanto credo di aver detto tutto, perché esatto, ero alla caccia, a caccia lunare, quindi direi che siamo a posto. Prova a dargli un'occhiatina poi veloce anche a vedere se nella guida gli danno le skill a livello 5. Ad ogni modo, come Cosmi, loro ci consigliano il dente del drago nascente, che garantisce l'immunità ai danni letali e fornisce uno scudo aumentando la sopravvivenza. È vero, è lo stesso che utilizzavo io. Oppure l'armatura di Efesto, fornisce uno scudo dopo aver subito un danno critico e anche in questo caso aumenta la sopravvivenza. Io tra i due, devo dire la verità, preferisco il dente del drago nascente. Come Cosmi, Rosary, Tenacity e Colibri, tutto quello che aumenta attacco cosmico e punti saluti, sostanzialmente. La velocità in realtà a lei non credo che serva tantissimissimo, perché punto primo comunque è immune dal controllo, quindi anche se un controller parte prima di lei, capirai. Punto secondo, perché e comunque sarà 9 volte su 10 la prima del vostro turno, quindi non so sinceramente
a quanto gli possa servire. Oh, però loro qua ce la mettono, quindi. A meno che voi non avete proprio dei cavalieri ultra veloci. Io purtroppo e la speed in questo gioco non andiamo d'accordo mai. Quindi l'unica cosa che veramente a me manca è dei cavalieri ultra veloci. Non mi capiterà credo mai nella vita di far partire qualcuno prima di Artemide. La squadra che loro ci consigliano, poco rotta, poco rotta, bisogna dire la verità, è con Artemide e Ofiuco. E già qua uno dice grazie, vorrei ben vedere. Poi c'è Luna, che va bene, è il prezzemolo, Luna sta bene praticamente ovunque. Abbiamo Athena con la sua armatura da combattimento, abbiamo Milo nella sua versione standard e Milo nella sua versione armatura divina, per la questione dei basic. Come vi ho detto prima, più personaggi avete col basic che possono permettersi di non utilizzare nessun tipo di abilità, e più Artemide con loro lavora alla grande. Athena serve più che altro per guadagnare punti attacco all'inizio, e poi anche lei sostanzialmente utilizzerà sempre il basic, tranne quando c'è proprio da eliminare un avversario dal terreno. Luna non utilizza basic, ma dà il doppio turno agli alleati. Anche in questo caso, al posto di Luna, forse vi consiglierei, se ce l'avete, Hades Shun. In quel caso veramente ci andate a nozze. E Ofiuco qua penso che l'abbiano messo sostanzialmente per pararsi il sedere, per avere, non lo so, un healer, un counter, qualcosa. Ofiuco, boh, io oggettivamente non l'ho mai utilizzato con Artemide questa settimana, e magari adesso scopro di aver sbagliato. Comunque, Artemide è un cavaliere di tipo picchiatore, non si direbbe guardarla in faccia, sembra Sailor Moon, e di supporto, e ciò la rende perfetta per molte formazioni. Offre bonus aggiuntivi ai cavalieri che si affidano agli attacchi base come fonte principale dei danni. Deprivazione divina, infligge un'elevata quantità di danni e riporta i nemici al loro stato iniziale, potenziamento e sviluppo. Usala in modo saggio per interrompere notevolmente lo sviluppo e i danni dei nemici. Chiaro di Luna, crea un campo... Penso che vada bene anche contro Nebula Shun. Non se ne vedono molti in giro, ma anche Nebula Shun è uno di quelli che più va avanti la battaglia e più rischia di farmi male. Suppongo che possa andare bene anche per lui. Chiaro di Luna, fulgore. Poi io tendo a dire folgore, ma fulgore. Crea un campo di luna piena che aumenta i danni inflitti agli attacchi base di tutti i cavalieri, la difesa fisica e difesa cosmica di tutti gli alleati. Inoltre dà agli attacchi base degli alleati un'elevata possibilità di attivare attacchi aggiuntivi. Splendore. Sacrifica un po' di energia extra così che i nemici ottengano meno energia ad ogni turno. E fa cadere i nemici in un sonno profondo quando Artemide subisce danni fatali. Che sta dormendo, fatali. Effettivamente Splendore serve più che altro per non far lavorare bene le comp nemiche, quelle soprattutto ad alto consumo di punti di attacco. Con Artemide le comp con, che ne so, Shiro con l'armatura divina e Gemini Cannon, per dirne, ecco, per dire i primi due che mi vengono in mente, funzionano molto male proprio per questa abilità che praticamente mangia punti attacco alla squadra alleata. Le composizioni alleate dove servono un botto di punti attacco per funzionare bene con lei non hanno vita semplice. Tutto sommato anche un Artemide con Artemide si dà fastidio da questo punto di vista. Chiaro di Luna crea un campo di mezzaluna che aumenta difesa fisica e difesa cosmica degli alleati. Alcuni dei danni fisici inflitti agli alleati vengono conservati. Aumenta il costo di energia durante il turno in corso, ma riduce il costo di energia durante quello successivo, riducendo però anche la resistenza ai danni. Come vi dicevo prima, è un'arma a doppio taglio. Cacciatrice, conserva l'energia rimanente del turno in corso sia dei nemici che degli alleati, ottiene energia extra per quello successivo, fa cadere i nemici in un sonno profondo quando Artemide subisce danni fatali. Caccia lunare, li lascia i danni conservati e infligge danni puri ai nemici. Per andare a fare la prova, non farò la prova proprio per provare, la farò giusto per farvi vedere come sono le skill a livello 5 e come cambiano rispetto all'elenco che abbiamo fatto prima. Anche perché qua non ci sono nemici da fare tornare allo stato iniziale, per cui in realtà le abilità di Artemide risulterebbero un pochettino penalizzate in tal senso. Rallentamenti quelli belli. Allora, facciamo... Beh, in realtà lo splendore è abbastanza facile, facciamo la cacciatrice che è forse quello un pochettino più complesso. Ok, vedete che da qua le abbiamo tutte a livello 5.
e lo possiamo vedere direttamente. Splendore a livello 5, dopo aver abilitato Splendore, quando un alleato attacca un nemico con un attacco base, Artemi dà il 100% di probabilità di aiutare col suo basic. L'agnuto ignora gli effetti di controllo tranne gli incubi. Durante i primi due turni di battaglia, Artemide ridurrà di 2 l'energia guadagnata dell'avversario. Quando subisce danno fatale, quello che ammazza Artemide ha il 100% di possibilità di addormentarsi in un turno d'azione. Cacciatrice. Alla fine del turno, se è presente energia rimanente sia dei nemici che degli alleati, Artemide accumula e la usa nel turno seguente fino a 2 punti. Durante i primi 3 turni di battaglia, Artemide ha il 100% di probabilità di guadagnare un punto energia extra, quindi bene o male qua compensa. Dopo un movimento, quando Artemide riceve danni fatali, l'ammazza dei cade in un sonno profondo, anche in questo caso. La deprivazione divina. Commento ciclico, vabbè, l'abbiamo visto prima, 600% di danno cosmico, aumenta di 1 il costo di energia fino a 3 punti. Andiamo al Chiaro di Luna, Fulgore, Astuzia e alla Caccia Lunare. Chiaro di Luna, Fulgore, Artemide attiva Chiaro di Luna che dura 2 turni. Tutti i cavalieri nel regno di Artemide guadagnano 20% di danni inflitti prima di effettuare gli attacchi base e perdono il 10% di danni inflitti prima di utilizzare le abilità. Tutti i cavalieri ottengono l'80% di difesa fisica e difesa cosmica per 4 turni quando un alleato attiva i suoi attacchi base fino a un 240. Tanterrimo, con il 100% di probabilità di attivare un attacco aggiuntivo quando utilizza attacchi base, quindi tipo un doppio turno per dire. Dopo aver abilitato Campo Lunare, che sono già d'astuzia, questa abilità diventa Caccia della Luna per 3 turni di azione. Tutti gli alleati guadagnano 200 di danno di difesa fisica e di difesa cosmica. Il 50% dei danni inflitti degli alleati viene accumulato fino a un 400% dell'attacco di Artemide. Artemide fornisce agli alleati il potere della cacciatrice che riduce il costo di energia di 2 durante il turno attuale, ma lo aumenta di 3 nel turno successivo, oltre di ridurre la resistenza alterazione del 100%. Caccia Lunare infligge 600% di danno cosmico al nemico, inoltre infligge i danni accumulati, ignorando perché tutte le volte che voi vedete accumula danni, uno giustamente può chiedersi ma che cosa serve tutto questo accumulo danni con Caccia Lunare. Ignorando la condivisione di danni e lo scudo fino a un 400% dell'attacco di Artemide, quindi prende veramente una saccagnata pazzesca in base a quanto attacco siete riusciti a accumulare nel turno prima. Dopo aver lanciato la cacciatrice divina, il potere della caccia di Artemide formerà una barriera che blocca il danno 5 volte. Per farvi un paragone, quella di Shion Surplice. La barriera di Shion Surplice blocca il danno per 5 volte, è praticamente la sua stessa identica barriera. Quindi questo è il funzionamento di Artemide, non sto naturalmente a farvi la prova, anche perché avrei le mani che prudono, direi che è ora di andare a fare la pullatina. Prima però di iniziare a pullare vi ricordo come sempre la consueta campagna settimanale per la campagna cashback di Senseiya Awakening, o meglio di Away App Gallery per Senseiya Awakening. Quest'oggi vale solo per 2 giorni, quindi dal 17 al 19 di marzo. In questi 2 giorni tutti gli acquisti effettuati in game vi garantiranno il 20% di rimborso sotto forma di Huawei Point, ergo spendete 10 euro per dire, vi danno 2 Huawei Point come cashback. Ogni Huawei Point equivale ad 1 euro, può essere speso sia all'interno di Senseiya Awakening che in tutte le altre app disponibili da App Gallery che accettano come forma di pagamento appunto i Huawei Point. Quindi se cercate Artemide che volete trovarla a tutti i costi in questi giorni, anche spendendoci qualcosina, mio consiglio, se giocate naturalmente con dispositivi Huawei Honor e avete l'account registrato tramite App Gallery, ecco, approfittate di questa offerta nei prossimi 2 giorni, perché 20% di rimborso comunque, ragazzi, un quinto della spesa non è proprio poco. Vi ricordo che App Gallery, oltre che essere disponibile su tutti i dispositivi Huawei e Honor, è anche scaricabile su un qualunque dispositivo Android compatibile, tocca dirlo perché pare che non tutti i dispositivi Android effettivamente siano compatibili. Il link per scaricare App Gallery lo trovate come sempre in descrizione al mio video. Mi è andata bene perché a sto giro l'ho trovata subito la sua costellazione. Ripeto, io pullo sulla sua costellazione per una questione semplicemente che mi piace vedere la costellazione illuminata, in questo caso di blu e non di dorato come Gold Saint, ma non per questioni né di scaramantici né di percentuali e quant'altro. L'ultima volta che ho pullato, ragazzi, con Milo mi è andata alla grande perché l'ho trovato con le prime 10. Previsione per questa, la butto lì, magari mi porto fortuna come mi sono portato fortuna l'ultima volta. A sto giro non credo sinceramente di trovarla poco, perché non è sempre domenica, come si suol dire in questi casi. Penso che la troverò, come spesso mi accade, appena prima di shardarla, quindi lo shard dovrebbe essere intorno alle 500 gemme per un personaggio SS più o meno,
quindi io penso di riuscire a trovarla tra le 400 e le 500 gemme spese. Parto da 1301, bellissimo, e andiamo. Me le devo segnare da qualche parte, sono curioso di vedere, scusate, sono curioso di vedere, di prendere il conto di quante ne faccio. Number one. Dovessi però ho preso un foglio fatto. Vabbè, tanti senti di tipo A e due sciardine. Poi, numero 2. Intanto butto un occhio anche in alto. Non sono io. Questa invece è quasi completamente vuota, però 4 shard, buona. Numero 3. Alla numero 3 Shion in versione base. Mi devo segnare anche questo. Numero 4. Non posso neanche considerarlo un doppione utile nel mio caso, Shion nella sua versione base. Numero 5. Tanto Gamede sta pullando anche lui come un pazzo, continua a uscire il suo nome. Neanche uno shard. Numero 6. Vi tengo qua fino a quando non la trovo a sto giro, quindi rassegnatevi. Numero 7, e con questa ci siamo maciullati le gemme a tempo. Da notare, 70 gemme e un solo personaggio S, brutta come cosa. Ottava. Tanto congratulazioni a Gatsu, che ha trovato Artemide. Il consiglio, se non avete fretta di averla al primo giorno, ma avete comunque abbastanza gemme da poterla shardare, fatene 40 al giorno. Io la faccio perché la voglio tipo subito e voglio completargli il rebate il prima possibile. Numero 9, se non ricordo male. Con 90 gemme, un solo Saint di tipo S. Andiamo col centello. Numero 10. Cento gemme, un Saint S. Numero 11. Poi fin quando non vedo apparire sopra il mio nome... Numero 12. Se qualcuno grida tombola lo capisco. Lo capirei perfettamente. Ho trovato qualcosa ma non è Artemide. Alla 12esima Minos. Vabbè. 12 Minos. Anche in questo caso purtroppo non fa parte di quelli utili per me. Questa è la 14esima. Vedete che stavo già perdendo il conto. Mi ha dato cancer. Ok. 15. Toro.
No, è di Isabel. Allora, 15 Isabel Aldebaran. Condividi la fortuna. Sì, condividi su Facebook. Tanto qua non me lo puoi aprire, quindi che cosa condividi cosa? Vabbè. Abbiamo alzato il livello, 16. Velocizziamo un pochettino. Se no qua stiamo veramente qua fino a mezzanotte. 17, dai che 17 porta bene. Come non detto. 18. Ho trovato qualcosa ma non è Artemide. 19. Vuota. 20. Ventuno. Arrivo a 25 e poi faccio il conto delle shard. 22. Ventitré. Capricorn. 24. Nettuno, non ci credo. Non ci credo. 25esima, non ci credo. Il Saintess è sbagliato. 25esima mu. Ultimamente però me ne sta dando, dai, Ho 250 gemme. Shion in versione base, Minosse, Lady Isabel, Aldebaran, Canon in versione base, Capricorn, Nettuno e Mu. 250 gemme, 8 Saint, un SS e 7S. Piccola pausa, vado a vedere quante shard ho fatto. Ammazza, oh, con 250 gemme ne ho fatte solo 55. Solo 55. Io ho ipotizzato sulle 500, ma mi sa che sono stato anche quasi... Ci sono andato anche quasi leggero. Contanto che in queste 55 ho già riscattato quelle del rebate. Quindi non sarebbero. Non è che neanche ne ho trovate 55. 55 sono quelle delle ricompense. Proseguiamo. 26. Mi stavo dimenticando di far partire la registrazione. Comunque non vi siete persi nulla. 27. 28. Ho trovato qualcosa ma non è Artemide. 27. Ma ancora? Ma condividi quello che vuoi, ma cos'è? Ancora Canon e Ikki. Va bene. 28 Canon Ikki. Ventinovesima Cancer, rifiuta. Trentesima. Farao meravigliao. Che sinfonia questo Farao meravigliao. Farao meravigliao. Che praticamente sto trovando tutto il roster di Sensei Awakening tranne lei. Omae wa no shinderu. Non dice proprio così, però sarebbe stato bello oggettivamente.
31. No, ragazzi, vorrei veramente, ma mi avete preso male. Trentadue. Fortuna che ne avevo messe da parte di gemme. Poi se mi servono. 33. 34. Io avevo ipotizzato che la trovavo tra le 400 e le 500. Vediamo, eh. 35. Tanto mi ha dato un Capricorn a gratis. 36. 37. Meno male che dovevo condividere la mia fortuna. 37 ancora Shion. 38. 39. 39. Andiamo con la quarantella. 10 che la troverò entro le prossime 10. Siamo a 40. Partiamo. 41. Guarda, devi stare attento perché ultimamente questo gioco con le tue ipotesi ci scherza anche troppo. 42. Partita l'evocazione prima dell'audio. Contrario, è partito l'audio prima dell'evocazione. 43. Cioè andiamo con la 43. 44. Però mi vedo che mi sta dando più shard adesso. 44 libra. Quarantacinque, l'ho detto, entro le 500. 46. 47, però devo stare attento perché col fatto che me ne sta dando 3 alla volta, devo tenere d'occhio anche le shard. 46. Ero a 47, vai con la 48. Dai, entro le prossime 3, dai. 49. 49. Se non la trovo adesso, cavolo come una biscia. 50, dicasi 500 gemme. Poi andiamo a vedere come siamo messi con le shard. Andiamo a vedere come stiamo messi con le shard. 500 gemme, 100 shard. 500 gemme, 100 shard. E con questa media devo arrivare a 750. Perché i personaggi SS si prendono a 150 shard. Quindi devo arrivare a 750, devo lasciarci altre 250 gemme. Tutto quello che veramente avevo accumulato in questi mesi. Vabbè, a questo punto faccio il conto alla rovescia con le shard. Ne mancano 50, non sto più a contare. So che ho fatto 50 estrazioni per adesso. Vediamo. Allora, ragazzi, vi ho fatto un taglione di quelli esagerati perché veramente non l'ho trovata.
Allora, volete sapere con quanto l'ho shardata? 73 estrazioni. Dicasi 730 gemme. 730 gemme per shardare Artemide. 730 gemme. Le ho avanzate giuste per il gatto, ne ho 6,68, quindi il micione al primo del mese, al primo aprile, riesco a farmelo tutto comunque. Ma ragazzi, 730 gemme per shardarlo. Non mi ha dato nulla praticamente di interessante, me lo sono anche segnato, un altro muro, un Icky, un Crisaore, quindi anche roba abbastanza, forse a parte Icky, quasi del tutto inutile. Comunque 730 gemme per shardare Artemide. Ragazzi, sono un uomo distrutto. Vi saluto perché devo andare al lavoro, quindi questo video lo vedrete molto più tardi rispetto al solito. Credo di riuscire a postarlo in serata. A questo punto spero, mi auguro di cuore che a voi sia andata meglio, anche perché peggio la vedo veramente 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 difficile a sto giro. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se ho dovuto, ripeto, tagliarlo molto. Pace belli, alla prossima.